Alessia, un'altra partita da protagonista, l'Hellas Verona mantiene i suoi obiettivi, vuole arrivare quinta, anche se la situazione di classifica comunque è tranquilla, non mancano le motivazioni, specialmente dopo Chievo. Beh, sicuramente avevamo bisogno di riscatto, dopo le ultime prestazioni oggi c'è stata sicuramente una rivincita e una reazione soprattutto, quindi sono contenta che la squadra sia scesa in campo con questo atteggiamento e che siamo riusciti a portare a casa 3 punti comunque importanti per il finale di questo campionato. Primi 25-30 minuti molto equilibrati, sembrava che ci volesse una giocata, tu hai fatto quel tiro ecco, imprendibile e quella era forse la giocata che serviva all'una o all'altra squadra per mettere la testa avanti. Noi ci crediamo sempre, ho provato e per fortuna è andato bene il tiro e poi abbiamo continuato e abbiamo avuto altre occasioni, siamo state brave comunque a creare e anche a concretizzare perché già a fine primo tempo stavamo comunque sul 3-0, quindi penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione e che il risultato sia giusto, ecco. Tra l'altro San Marino Academy e la Sverona, considerando anche l'andata, si conferma un confronto da legni, perché anche oggi traverse su traverse, non parliamo di quelle dell'andata. È vero, anche oggi, considerando due mie e quella di Elisa Mariani, 3 traverse, è vero, hai ragione, sarà una sfida di traverse, di pali. Con quale spirito l'Hellas concluderà questa stagione? Con quello che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi di non mollare mai, di crederci e di cercare di portare a casa più punti possibili e mancano 2 partite, cercheremo di fare del nostro meglio per vincere e per, come hai detto tu, almeno consolidare la 5ª posizione. Grazie. Mister, avevi detto che la squadra doveva ripartire dallo 0-2 con il Chievo, nel senso che doveva trovare una reazione, questa reazione pare che ci sia stata, ti è piaciuta la prestazione? Sì, mi è piaciuto soprattutto il primo tempo, anche perché ci tenevamo tanto a ritornare a vincere e dopo una prestazione fatta male. E l'abbiamo anche analizzata e sapevamo dove avevamo sbagliato e quindi oggi bisognava ripartire da lì per fare meglio. E, ripeto, il primo tempo è stato un buon primo tempo, poi abbiamo un pochino subito le partite ravvicinate e siamo un po' calate nella ripresa, però credo che la vittoria sia meritata. Hai fatto anche qualche rotazione oggi, hai avuto buone risposte da tutte? Ma, sì, nel senso non sono rotazioni, sono scelte che si fanno perché le ragazze sono pronte per giocare, quindi non mi piacciono le rotazioni, non mi piace il turnover e quando una ragazza è pronta gioca. Diciamo che chi non ruota è Rognoni, anche oggi assoluta protagonista. Ale ha fatto bene, oggi ha fatto bene come tutte le altre, insomma io sono contento per lei, per la squadra e cerchiamo di continuare così. Nella ricerca delle motivazioni per finire questa stagione resta ancora bella questa bagarre, questo duello con il Chievo, altri 2 incontri per capire chi vincerà? Noi il nostro obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile e cercare di vincere 2 partite, poi il duello a distanza con il Chievo trova il tempo che trova, insomma a noi non interessa finire bene, finire se riusciamo in crescita e esprimendo come sempre un buon gioco. Grazie mille. Mister, la squadra cercava un risultato diverso per potersi dire già salva, è chiaro che poi la cosa può avvenire anche in altre circostanze. Ti chiedo qual è la lettura della tua squadra in questa partita? Sì, ci eravamo detti di provarci, no? L'unica maniera per poter festeggiare oggi sul campo, che sarebbe stata la cosa più bella, no? Era di vincere, ci abbiamo provato. Nel primo tempo un po' l'atteggiamento era stato un po' troppo timido, nel secondo tempo tutto sommato invece abbiamo dimostrato che con uno spirito diverso magari si poteva contenere meglio la forza dell'Hellas, che comunque reputo una squadra molto forte per questa categoria e sicuramente da piani alti, ecco, della classifica, con valori molto simili alle squadre che si stanno giocando i posti importanti della graduatoria. Ti sono piaciuti quei primi 25 minuti di partita in cui sia Hellas che San Marino Academy hanno avuto grandi occasioni per sbloccarla, poi magari la differenza l'ha fatta appunto il fatto che l'Hellas l'abbia sbloccata per prima? Sì,
eravamo in partita, avevamo avuto noi occasioni come loro e niente, l'insegnamento che devono prendere queste ragazze, parlo del San Marino ovviamente, è che quando ci sono le occasioni bisogna avere la mentalità e l'aggressività per incidere, perché questa categoria ti regala poco margine di errore e quindi se sei bravo a procurarti occasioni importanti con una squadra così forte è giusto che le concretizzi, perché il lavoro fatto per arrivarci è un lavoro notevole e quindi è giusto che venga premiato con merito questo lavoro. Oggi non poche novità tattiche da parte tua, sia nell'undici titolare sia con i cambi nel secondo tempo, hai voluto anche un po' sperimentare. Sì, no, più che altro abbiamo dovuto anche tappare assenze importanti, no? Manca Carlini da tanto tempo, è già un ruolo quello del centrale che in questa rosa è corto di suo perché siamo con poca gente a coprirlo e quindi da quando abbiamo iniziato a giocare con tre centrali c'era il rischio prima o dopo che succedesse un'emergenza come è successo oggi all'inizio della partita e ancora di più con Valeria che ha chiesto il cambio, quindi abbiamo cercato un po' di adattare le forze e le giocatrici un po' al sistema che stiamo portando avanti da un po' di tempo a questa parte. Va considerata la fatica enorme di fare tre partite in sette giorni per certe giocatrici anche che stanno tirando la carretta, diciamo, dall'inizio stagione senza mai quasi avere una pausa, per cui un po' tutto l'insieme ha prodotto queste scelte e questi cambi per cercare di gestire al meglio una partita molto difficile come quella di oggi con l'Elles. Grazie. Raffaella, il tuo gol nel finale ha aiutato la San Marino Academy ad ottenere, diciamo, una piccola consolazione. Non cambia l'esito della partita, qual è il tuo giudizio su questa partita nel complesso? Ah, io credo che nel primo tempo abbiamo costruito delle occasioni da gol che andavano sfruttate, non l'abbiamo fatto. Siamo arrivati in porta anche diverse volte, sia con i centrocampisti che con i quinti che con gli attaccanti, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo spento assolutamente la testa, abbiamo concesso tre occasioni a loro in maniera facile, quindi penso che ci sia stato un atteggiamento passivo da parte nostra che sinceramente non mi aspettavo, però nel secondo tempo c'è stata una reazione, quindi è un po' la sintesi di tutta quest'annata, secondo me, questa partita. Adesso c'è da aspettare qualche ora prima di sapere il vostro destino, perlomeno in maniera anticipata. Questo che cosa cambierebbe in ogni caso nelle ultime due partite? Ah beh, sicuramente il calcio è anche questo, a volte devi aspettare i risultati di altre squadre per capire un attimo le sorti del tuo destino e sicuramente se domani il Pavia non dovesse vincere la partita festeggeremo perché è giusto e comunque sì, abbiamo fatto diversi punti nelle ultime partite quindi ce lo meritiamo assolutamente di poter festeggiare questa salvezza, se così non dovesse essere ci stringeremo ancora più forte e andremo a Brescia per vincere. Ma comunque sì, a prescindere da questo, credo che dobbiamo finire con due buone prestazioni perché ce lo meritiamo assolutamente, è una squadra che è cresciuta tanto, sono cresciute tanto le giovani e anche le più esperte sono riuscite a dare di più una mano e più un contributo, quindi penso che andremo con lo spirito appunto di ottenere punti. I tuoi gol rimangono una certezza di questa squadra, anzi oggi hai superato il tuo record personale in Serie B perché era fermo a 15, oggi arrivi a 16. Avevi detto dopo la Freedom, anzi dopo il Pavia, avevi detto che c'era stata una scommessa in corso con le tue compagne. Che cosa vinci? Ah, vinco un biglietto per un concerto, quindi dai, questa è la nota positiva che mi strappo personalmente per oggi. Certo, avrei voluto vincere in un altro modo, forse con i tre punti, però ripeto, il calcio è anche questo, quindi spero di poter continuare a segnare con questa maglia e mi auguro di farne sempre di più, ma adesso pensiamo a domani, a questa settimana che ci aspetta, perché San Marino merita tanto ancora. Grazie.